Parliamo ancora di Ustica e credo che non sarà l'ultima volta. La Cassazione civile ha contraddetto la Cassazione penale. Il 19 dell'Italia fu abbattuto da un missile della NATO. Quindi vuol dire che lo Stato italiano viene riconosciuto da un suo supremo tribunale come doppiamente colpevole. Prima, per non avere difeso e protetto la vita di cittadini innocenti e inermi, e dopo per avere protetto i colpevoli nel corso di 33 anni della storia del nostro Paese. Lo si sapeva. L'aveva già detto il giudice Rosario Priore nel 1999, guardando quelle palline verdi che si muovevano sui radar, le registrazioni, e rendendosi conto che attorno a quell'aereo in quel momento c'erano 6 aerei militari, almeno, della NATO, francesi, americani, italiani. Là attorno c'era in corso un'operazione di guerra. Forse si stava inseguendo un MiG libico, forse si stava inseguendo un altro aereo che aveva a bordo Muammar Gheddafi. Sbagliarono la mira. E lo rivelò nel 2007 un'altra persona che sapeva moltissime cose, che ha sempre saputo moltissime cose e che si chiamava Francesco Cossiga. La disputa giuridica e politica andrà sicuramente avanti e non ci sarà tregua in questa storia fino a che non si sarà fatta chiarezza fino in fondo. Ma io qui non voglio entrare all'interno di questa disputa giuridica. Io vorrei soltanto, e non è poco, che venissero messi in fila di fronte agli italiani i nomi dei giudici che mandarono assolti 5 generali e ammiragli che palesemente avevano mentito. Vorrei che un giorno si scrivesse il nome di colui che nel governo italiano scelse di far reagire l'avvocatura dello Stato a sostegno di funzionari e ufficiali e militari che volta a volta fecero finta di non vedere oppure occultarono le prove, oppure depistarono le indagini. Di questo noi dovremmo sapere oggi. 81 furono i morti, ma noi dobbiamo sapere e tenere a mente che nei vertici della magistratura e della politica ci sono dei criminali, ci sono ancora, uso il presente, che tradiscono lo Stato sovrano che dovrebbero servire. Ci sono voluti 33 anni per raggiungere questa verità su Ustica. Ma la stessa identica storia, non dimentichiamocelo, costella tutte le stragi di Stato dal 1969 a oggi. Leggo l'ultimo libro di Ferdinando Imposimato e vedo una linea nera come il catrame che unisce alti poliziotti felloni e alti magistrati e alti politici che si assolvono l'un l'altro contro ogni evidenza processuale. La caccia ai colpevoli delle stragi di Stato dovrà un giorno accompagnarsi, credo di dirlo con tutta la chiarezza necessaria, dovrà accompagnarsi alla caccia di coloro che li hanno protetti e assolti, depistando e insabbiando. Dov'era la prigione di Aldo Moro? Adesso Imposimato ci dice che lo sapevano dov'era, ma non ce l'hanno mai detto. Chi erano gli infiltrati nelle Brigate Rosse? Chi erano coloro che diedero alle Brigate Rosse il covo di Via Gradoli? Perché è evidente che quel covo venne dato alle Brigate Rosse da alti ufficiali dei servizi di sicurezza italiani. Da anni siamo governati da filibustieri che accusano le toghe rosse, mentre siamo stati in preda alle toghe nere. Ho detto siamo stati, ma mi correggo, siamo tuttora. Ed è in questo groviglio di liquami che è morta la nostra democrazia. Quando partecipai alla commissione straordinaria sulle carceri segrete della CIA in Europa, mi resi conto, con tutta evidenza, i documenti erano inequivocabili, che tutti i servizi segreti europei, con qualche piccola eccezione, erano nient'altro che delle succursali della CIA e dei servizi segreti americani. In prima fila, tra i serbi, c'era il servizio segreto italiano, guidato allora da Niccolò Pollari. Eravamo in prima fila, tra i più servi dei servi,
a proposito di sovranità di questo paese. E adesso, lo stesso giorno in cui emergono le notizie su Ustica, ecco che i giornali pubblicano in parallelo una notizia altrettanto impressionante. Per la terza volta nella sua storia, i governi italiani invocano e impongono il segreto di Stato sulla vicenda del rapimento di Abu Omar. Il primo fu Romano Prodi col centro-sinistra, poi venne Berlusconi col centro-destra, adesso c'è Mario Monti. Come lo chiamiamo? Centro-sinistra, centro-destra, dove lo mettiamo? Tutti però nello stesso modo e con le stesse motivazioni, si fa per dire, il silenzio e il segreto su atti inconfessabili compiuti dallo Stato italiano. La mia proposta è questa. I tre primi ministri d'Italia dovrebbero essere tutti e tre processati per alto tradimento degli interessi nazionali dell'Italia. Sarebbe un atto di giustizia. Invece, due di loro, due su tre, ce li troviamo in lizza per il nuovo Parlamento italiano del 2013. Quando si dice mandiamoli via tutti, si dice poco. Si dovrebbe dire chiamiamoli a rispondere dei loro atti e misfatti. E poiché sono ancora qui ad ammorbare la nostra atmosfera, non posso che augurarvi a tutti buona fortuna e avremo bisogno.